Vediamo adesso come utilizzare il linguaggio LibreLogo, il porting logo all'interno di LibreOffice, per realizzare gli stessi script che abbiamo visto prima. Quindi la costruzione del quadrato, successivamente del triangolo e poi la creazione di una procedura che potremo riutilizzare per disegnare appunto delle figure geometriche cambiando semplicemente i parametri. Per utilizzare LibreLogo all'interno di LibreOffice dobbiamo prima di tutto visualizzare la barra che io ho messo qui sul lato per comodità. La barra viene attivata tramite il menu Visualizza, barre degli strumenti, logo. Ok, allora partiamo con il nostro script che digitando i comandi che ci interessano. Allora, prima di tutto avevamo fatto un pulisci schermo e utilizziamo il comando in inglese. Clear, per comodità scrivo tutto maiuscolo, clear screen, vado a capo, pen down, quindi portiamo la penna giù. A questo punto partiamo con la ripetizione, repeat, spazio, in questo caso diamo il parametro di ripetizione che è 4, spazio e quindi apriamo una parentesi quadra che corrisponde appunto alla possibilità di inserire ulteriori istruzioni all'interno del repeat. Vado a capo, do per comodità di lettura 4 spazi, non sono richiesti, ma rende più semplice la lettura. 1, 2, 3, 4 e scrivo forward 150, quindi corrisponde al fai 10 passi di scratch. Vado a capo, 1, 2, 3, 4 e scrivo left 90, che corrisponde a gira a sinistra di 90 gradi. Quindi do uno spazio e chiudo la ripetizione con un'altra parentesi, in questo caso sempre quadra, però di chiusura. Vado a capo e scrivo pen up. Riduco lo zoom della pagina per vedere il risultato, lanciando il nostro script e vedete che ci ha disegnato il nostro quadrato. Chiaramente cambiando ad esempio la grandezza, gli diciamo 200, facciamo ripartire, ci ha disegnato un quadrato più grande.